Ciao a tutti, oggi vi farò vedere tutti gli attrezzi che io utilizzo per fare i dolci. Iniziamo subito. Per prima cosa vi faccio vedere i sodi. Io ne ho due a cerniera, uno più piccolo e uno più grande. Poi ho il classico sodo per fare il ciambellone con il buco a mezzo. Poi ho il sodo per fare il plum cake. E ne ho anche uno a forma di stella. Un'altra cosa è questa piastra per fare i waffle. E eccola. E l'ho pagata circa 30 euro. E poi dentro contiene anche la ricetta. Un'altra è questa macchina per i biscotti che all'interno contiene, ecco, queste forme qua che realizzano tutti questi tipi di biscotti. E direi che è molto utile se si vuole creare un biscotto simile a quelli che compriamo al supermercato. Un'altra cosa abbastanza utile, secondo me, è il piatto rotante che si utilizza per decorare con più facilità le torte. E in questo caso il mio piatto rotante è della Wilton e l'ho pagato 20 euro, mi sembra. Poi, altra cosa che posso farvi vedere sono le formine, che io le tengo in questi recipienti del caffè. Praticamente ho tutte le varie formine a stella, oppure questa è a forma di mela, ne ho tantissime. Poi ne ho altre qua, che forma di cuore, fiore, oppure a forma di pretzel. E qua ci sono altre stelle. E qua ci sono i recipienti per creare le crostatine. Poi, c'è anche questa a forma di cuore. E poi ho anche queste qua. Queste qua che sono dentro un contenitore e c'è un cuore, un cerchio, c'è questa qua che non ho mai utilizzato, questa, questa e alla fine c'è questo cerchio grande che è molto utile per fare la crostata. Io lo utilizzo per questo. Poi ora passiamo a altri attrezzi. Un altro attrezzo è il tagliatorte, che è molto utile per tagliare il pan di Spagna in modo omogeneo. Poi ho questi pirottini fatti di carta per i muffin. Poi all'interno di questo contenitore ho come prima cosa questo stampino per metto meglio a fuoco. Questo stampino per fare i cioccolatini. Che ecco, si vede da qua la forma e ne sono 12, mi sembra, e può andare sia in congelatore che in forno. Poi un'altra cosa sono questi due stampi per fare i cannoli, due, le sacca a poche usa e getta. Un'altra sacca poche che però non uso. Poi c'è la spatola per questa è per modellare la pasta di zucchero, cioè per rendere la superficie liscia in una torta. Poi c'è anche quest'altro attrezzo. Ho questa che serve per la bagna, per bagnare la superficie del pan di Spagna. Questi che sono dei stampini a espulsione per pasta di zucchero o anche per fare dei biscotti, perché no? Faccio vedere meglio in dettaglio. Ecco. Poi ho anche una siringa, che però non ci sono i beccucci perché non li tengo qua e non uso più perché uso le sac à poche,
E questo stampino a forma di cuore per, non so, farci qualche dolce, muffin. E questo stampo a espulsione a forma di margherita per la pasta di zucchero. Poi ho anche questo che sarebbe il mattarello per decorare, per stendere la pasta di zucchero. C'è ancora il prezzo, l'ho pagato 6,50 euro. E metto qua. Ecco, poi ho un altro vassoio, che questo è molto carino, che è uguale a questa scatola, che all'interno non c'è nulla, però ci si può mettere qualsiasi cosa, e ha la stessa fantasia del vassoio. E all'interno di questo vassoio ci sono dei pirottini in silicone per i muffin. E anche questi sono pirottini o per muffin o per crema, panna, insomma. Due ne ho, uno verde e uno viola. Poi faccio lo zoom. Poi ho questi che sono gli attrezzi per il cake design. Ne ho tantissimi. Quelli che occorrono e ho anche questo pennellino. Poi ho ancora degli stampi a espulsione. Questo faccio vedere meglio, è a forma di farfalla. Questo anche leggermente più grande. Poi ce n'è un terzo più piccolo. Poi ho dei pirottini per i muffin in carta, dei pirottini piccoli per cioccolatini, ancora delle sac à poche usa e getta. Poi qua ho tutti i beccucci in plastica e gli adattatori. Qualcuno è qua fuori, questo è uno stampino che qui non so perché, anche questo. Questi due invece sono dei beccucci della Wilton che ora vi andrò a far vedere meglio perché vi faccio vedere tutto il set. Ecco, questo è il set di beccucci della Wilton, dove possiamo trovare tantissimi beccucci, dai più grandi ai più piccoli, due adattatori e questo qua è il piedistallo per realizzare le rose o in ghiaccia o con la panna. Faccio vedere i beccucci. Praticamente questi sono per realizzare le foglie delle rose e ci sono in varie dimensioni. Questo è per realizzare le rose, sempre in varie dimensioni. Poi il beccuccio a stella, questo per fare la decorazione a canestro. Questo qua è per l'erba. Poi altri beccucci sempre a stella, altro beccuccio a stella. E poi man mano beccucci rotondi, questo per fare le scritte, vanno sempre a crescere. Poi un altro beccuccio. Altro beccuccio per realizzare la decorazione a canestro, ma più piccolo. Un altro ancora. E praticamente non li ho ancora utilizzati tutti, quindi non so perfettamente la funzione di tutti quanti, ma la maggior parte di questi li utilizzo sempre. Praticamente credo di avervi fatto vedere tutto. Ecco qua il casino. E ora rimetterò tutto a posto nella credenza. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile ed aiuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!